Carta vinci o carta perdi, carta vinci o carta perdi. Dov'è il lasso? Qua. Hai perso. Non lo so, dottore, fatto sta che da quando c'è mio cugino mi sento più fiducioso nei miei mezzi. Io pensavo addirittura che lui odiasse l'albergo per via del fatto che il nonno, morendo, lo lasciò a noi anziché che a loro. Invece no, lui sembra che all'albergo ci sia addirittura più affezionato di me. Per la prima volta nella mia vita sento che non mi può succedere niente. Oh, comunque l'albergo era pure il nostro, il nonno l'ha lasciato a voi, però era pure il nostro. No, Diana. Signore, perché mio padre a tuo padre gliel'ha pagata la sua parte. No! Non osi dividere l'uomo ciò che Dio ha unito. No! Perché mamma, noi ce l'abbiamo pure con lui. Certo. Amoni! Mi devi dire a tuo cugino che se non paga entro 3 giorni... Babau! Andata a caccia. Solo guardando in faccia la morte posso combattere questa paura di morire. Ma non puoi morire quando ti pare a te. Devi aspettare il tuo turno. Volo! Anche due energumeni russi che sono qui fuori dalla porta ogni ora per sapere dove sei. E adesso io e te ci dobbiamo dividere la torta. Ma perché volete tutti i soldi da me? Ma che c'è scritto qua Monopoli? Se io firmo la ricevuta, lei diventa proprietario dell'albergo. Certo. E allora c'è un problema. Un momento! Questi soldi sono falsi! Ci stanno inseguendo! Che ora c'è i mafiosi alle calcanici. Come lo conosco io, mio cugino non lo conosce nessuno. Mi ha sempre truffato, fin da quando eravamo piccoli, col gioco delle 3 carte. Vai, vai ragazzi, me lasci in macchina! Se non paghiamo i mafiosi ci ammazzano. Se li facciamo arrestare ci ammazzano lo stesso. Qualunque strada porta alla morte.